Salve e benvenuti alla gara inaugurale dell'International Champions Cup. Per chi non lo conoscesse, si tratta di uno speciale torneo amichevole che dal 2013 si è tenuto sia negli Stati Uniti che in Asia e in Australia. C'è un enorme interesse per questa competizione, con affluenza agli stadi altissimi, fino a 100.000 tifosi. Segno che il calcio sta diventando un fenomeno sempre più globale. Questo mini campionato, in effetti, rappresenta una rara opportunità per i fan che non possono permettersi di viaggiare dall'altra parte del globo e che così riescono a seguire la propria squadra del cuore. Questo è un palcoscenico veramente impressionante, prepariamoci ad assistere a uno spettacolo indimenticabile. L'atmosfera da festa qui allo stadio non si poteva chiedere di meglio per una competizione che in realtà servirà ai giocatori soprattutto per mettere un po' di chilometri nelle gambe. Sì Fabio, un'affluenza di pubblico così nutrita non è mai scontata per questo tipo di torneo. È la globalità di questo sport a spingere i club a espandere il proprio bacino di sostenitori. Presuppone anche tanto lavoro di marketing e in questo caso direi che i risultati stanno ripagando. Tutto pronto? La sfida può avere inizio. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Luis Suarez. Raramente ho visto giocatori con una tale combinazione di potenza e agilità. È in grado di scardinare qualsiasi difesa e poi con il suo carattere, diciamo così, impetuoso, sa sempre farsi valere, anche nei contrasti. E hanno ragione, perché per quanto tu sia bravo, non è facile passare se ti ostini a voler sfondare. Ecco, il portiere si mette nel suo per evitare il gol. Vidal. Prova il tiro. E c'è il gol del Barcellona. E segnano il primo gol dell'incontro. Davanti alla porta. Tutto solo. Non poteva sbagliare. Giocata davvero molto intelligente. Bel gol. C'è il colpo di testa, va in rete. La Fiorentina pareggia. Un bel calcio d'angolo e un perfetto colpo di testa. Partendo così da lontano è riuscito a sorprendere la difesa. Nessuno l'ha preso in consegna e ha segnato di testa. Fondo sulla destra, buona la sua progressione. Scodella il cross. Ottima parata del portiere. È stato splendido l'intervento del portiere. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. Rakitic prova a prolungare. Prova un salvataggio molto efficace. Occhio al cross. Vidal, Vidal! Un'altra conclusione e la palla è entrata. Aveva già capito dove sarebbe finito il pallone. La difesa ha pasticciato e lui li ha puniti. Thank you.
Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. La gara è ancora senza un vero padrone. Le compagini hanno entrambe dimostrato di poter arrivare in porta, ma il prossimo gol potrebbe dimostrarsi davvero pesante. E si ricomincia a giocare. Il Barcellona piazza i suoi uomini, tutti alti, vogliono sfruttare al massimo le ripartenze. Sì, cercano l'occasione per ripartire in velocità e arrivare... C'è il tiro! Pallone in mezzo, colpisce! Bella questa azione, ma la conclusione non è stata precisa. Ci hanno provato sul serio, portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare il mister. Prova il filtrante, ha spazio sulla fascia. C'è il gran colpo di testa, e insaccano! Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. Gerson tenta la fondo sulla destra. Ecco il tiro! Fallito, una buona occasione da gol. C'è tensione in campo, Fabio, ma non bisogna assolutamente sbagliare occasioni del genere. Finisce così, non c'è più tempo. Nessuno è riuscito a prevalere sul campo. Ce l'hanno messa tutta, è vero, ma non sono riusciti a piazzare il colpo vincente. Cosa pensi di quello che abbiamo visto in campo, Luca? È un pareggio che ha il sapore della vittoria. Una prestazione che rende orgogliosi i tifosi, ma darà anche una bella spinta ai giocatori per affrontare con più fiducia i prossimi impegni. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre a mio fianco. Sono io che ringrazio te, Fabio. Siamo giunti alla seconda gara dell'International Champions Cup. I tifosi avranno una nuova occasione di vedere alcuni dei loro club favoriti provenienti dall'Europa e non solo. Che atmosfera sugli spalti! Sembra quasi di essere al Carnevale di Rio. È un'ulteriore prova che la popolarità di questo sport sta aumentando anche in paesi dove finora non era immaginabile. Le squadre stanno dando il massimo e insieme al pubblico entusiasta sugli spalti stanno contribuendo a creare un vero clima di festa. Saitama Stadium offre, come al solito, uno spettacolo affascinante. È uno degli impianti più belli di tutta l'Asia. Seconda giornata e oggi dovremmo già farci un'idea della possibile vincitrice. Sì, anche se l'obiettivo principale di questo torneo non è il risultato, una vittoria fa sempre bene. Di sicuro è l'occasione per i giocatori più giovani di fare esperienza, convincere l'allenatore che possono dare il loro contributo in vista della nuova stagione. Non sarebbe la prima volta che una vetrina simile mette in mostra qualche giovane interessante da tenere d'occhio.
Eccoci, si comincia. Occhio che prova da fuori. Ha forzato il tiro. Sicuramente poteva trovare soluzioni più efficaci con l'aiuto dei compagni. Pallone verso. Può tentare la conclusione. Sarebbe stato un gol bellissimo, bellissimo. Ci ha provato in acrobazia. Probabilmente non poteva fare di meglio. Queste giocate difficilmente riescono. Pallone lungo, indirizzato verso la fascia. Prova con il tocco basso. Prova a tirare. Si iscrive al tabellino dei marcatori. E primo gol per il Boca Juniors. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso e ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Finiscono così 45 minuti di calcio, una prima parte non certo avara di emozioni nonostante ci sia un solo gol a referto. Hanno giocato complessivamente bene ma sono mancati in fase realizzativa. Sono sicuro che nel secondo tempo faranno di tutto per recuperare. Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. Tevez scatta verso il pallone, colpisce! Tiro davvero da dimenticare. Ultimi controlli a bordo campo. Boca Junior sta portando un sacco di uomini in mezzo all'area. Eh sì, si stanno arroccando in difesa. Può colpire! Ed ecco il gol! Hanno mostrato grande grinta, carattere. Adesso l'inerzia della partita è tutta dalla loro parte. Simeone ha effettuato un ottimo inserimento. Passaggi come questo diventano letali se c'è un compagno che ci crede e scatta con il tempo giusto. E ha avuto subito un grande impatto sul gol. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. Tevez la gioca a sinistra. C'è bella parata! Prova il filtrante. Ecco il tiro! Beffa l'estremo difensore! Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Davanti alla porta, tutto solo, non poteva sbagliare. Giocata davvero molto intelligente, bel gol. Vuole la profondità. Pronto al tiro. Ottima parata del portiere. Cerca un compagno. Mirallas! Ha trovato il gol! Credo che i giudici di gara abbiano ravvisato un fuorigioco. L'assistente ha alzato la bandierina anticipando il fischio dell'arbitro. Una buona chiamata, secondo me. La decisione dell'arbitro è arrivata tardi, ma è sicuramente corretta. Bastare una buona prestazione sul piano del carattere, dell'organizzazione. Tutto questo però non basta per portare a casa un risultato positivo. Che partita ti è sembrata, Luca? Oggi hanno offerto una prova decisamente opaca. Il fattore campo gli si è ritorto contro, si sono innervositi per lo svantaggio e il clima che si era creato sugli spalti e non hanno saputo recuperare. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Un doveroso ringraziamento a Luca Marchegiani. Ricambio ringraziamenti. We'll be right back.
Fabio Caressa vi dà il benvenuto all'incontro conclusivo dell'International Champions Cup, grazie alla quale abbiamo avuto il privilegio di seguire alcune delle migliori formazioni calcistiche al mondo. Questo torneo, nonostante la sua breve durata, ha senz'altro lasciato il segno. Incontri piacevoli, giocati col giusto piglio, hanno contribuito a far affacciare lo sport più bello del mondo su nuovi mercati. L'affluenza del pubblico è stata fantastica dall'inizio alla fine. Speriamo solo che l'ultimo match ci riservi un finale altrettanto positivo. Questo è un complesso sportivo che non passa certo inosservato. Giocare tra queste mura è un sogno per ogni professionista. Siamo in dirittura d'arrivo per quanto riguarda questa manifestazione. Bilancio direi positivo. Credo che con gli anni verrà seguita sempre con maggiore attenzione. Ogni gara è stata una festa e l'ambiente ha spinto i calciatori a impegnarsi un po' di più, nonostante queste partite servano soltanto a entrare nella giusta condizione fisica in vista dell'inizio dei giochi ufficiali. La gara la mette in mezzo, c'è il colpo, la toglie dalla porta, ci mette ed evita il gol. Arriva il fischio dell'arbitro, può bastare per questo primo tempo. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti, si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Le squadre stanno tirando il fiato, come giudichi il loro primo tempo? Hanno basato il loro attacco sui traversoni per rifornire la loro linea offensiva, ma bisognerebbe anche costruire azioni più concrete per dare meno punti di riferimento alla difesa. Partiti! Il quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chissà. Prova la giocata nello spazio, arriva sulla palla e interrompe l'azione. Palla al centro! Beisa, buon lancio, è tutto, l'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Ottima prestazione da parte delle due difese, finita 0-0, poche opportunità per gli attaccanti. Che partita ti è sembrata, Luca? Quando una gara finisce senza vincitori lascia sempre un po' di amaro in bocca all'una o all'altra squadra, a volte anche a tutte e due. Io credo che oggi i giocatori in campo non si possano rimproverare più di tanto, però. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Ringrazio Luca Marchegiani per avermi accompagnato. Ricambio i ringraziamenti.